Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In apertura di seduta, il 19 novembre, l'Assemblea ha commemorato l'ex consigliere Giuseppe Filiberti, scomparso il 21 ottobre all'età di 57 anni. L'Assemblea ha poi approvato all'unanimità un ordine del giorno in occasione della giornata per l'infanzia, che impegna la Giunta a predisporre adeguate politiche a favore dei minori e a prevenire la dispersione scolastica e gli abusi sessuali online. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale, è primo firmatario dell'ordine del giorno. Impegna la Regione, ad esempio, ad implementare e a rafforzare il ruolo dell'osservatorio sull'infanzia, che già bene funziona, e il mio auspicio è che si possa nel giro di poco tempo arrivare alla nomina del garante per l'infanzia. L'ordine del giorno è stato redatto dopo l'incontro con la rappresentante di Save the Children Italia per un confronto sulla povertà infantile e sulle possibili azioni da intraprendere. Arianna Saulini, responsabile advocacy Save the Children. Il nostro monito è quello di dare più attenzione ai temi relativi all'infanzia e adolescenza, proprio perché sono sottovalutati, a partire da questioni molto gravi e importanti come quella della povertà minorile, che è un fenomeno assolutamente in incremento e in crescita in Italia. Presentata a Palazzo Lascaris, la nuova versione di Noi Suma Piemonteis, l'inno ufficiale dei piemontesi nel mondo. Musica di Giovanni Vallero e Claudio Chiara, testo di Domenico Torta, voce solista di Simona Rodano e arrangiamento per coro e orchestra di Fabio Banchio. Ma qual è l'obiettivo dell'iniziativa? Michele Colombino, presidente dell'Associazione Piemontesi nel Mondo. Dare ai nostri emigrati piemontesi nel mondo anche la gioia di avere un inno che parla con il cuore e dice: Noi Suma Piemonteis, in giro per tutto il mondo, e dentro al cuore portuma il nostro. Al Centro Sociale della Comunità Ebraica di Torino è stato presentato il ciclo di iniziative connesse con la mostra Lo sport europeo sotto il nazismo, dai Giochi Olimpici di Berlino ai Giochi Olimpici di Londra 1936-1948, allestita al Museo Diffuso della Resistenza di Torino. Indirizzate alle scuole piemontesi di ogni ordine e grado, le iniziative si propongono come momento di conoscenza e di riflessione per professori e studenti. Stefania Belmondo, ex campionessa sci di fondo. Credo che portare un po' di mia esperienza ai giovani sia molto importante, perché si parla di sacrificio, di volontà, di passione e di non mollare mai. Queste sono le regole della vita poi. Per gli appuntamenti segnaliamo, fino al 9 gennaio, nella sala incontri dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale, la mostra Paesaggi Piemontesi, curata dal gruppo Volvera Arte 2013 dell'Uni3 di Volvera. In rassegna opere che rappresentano il Piemonte più conosciuto, come le vette del Monviso, le colline del Monferrato, il capoluogo torinese e la campagna piemontese. È tutto dal Consiglio regionale. Appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.